Due mostre di caratura internazionale e un museo tutto nuovo, il Bailo, che sarà inaugurato il 17 maggio e diventerà a tutti gli effetti Grande Bailo, con spazi raddoppiati. Il 2022 sarà l'anno del rilancio per la cultura trevigiana, che in verità mai si è fermata nemmeno nei mesi più duri dell'emergenza pandemica. Si partirà il 27 febbraio da Santa Caterina con la monografica su Paris-Bordeaux, cui si aggiungerà dal 27 marzo, stavolta al Bailo, l'Ottocento svelato da Canova al romanticismo storico. Fil rouge, l'arte trevigiana che ha fatto grande la marca nel mondo. Sono mostre che hanno un valore di circa 2 milioni di euro e come sapete gli economisti dicono per ogni euro investito in cultura c'è un ritorno sul territorio, in media che va dai 6-10 euro. Effetto volano che viene confermato anche dai commercianti alla ricerca del tempo perduto con le restrizioni dovute al Covid. La cultura è volano. È volano, in questo caso è uno spunto per ripartire, è un volano economico, è un volano per i servizi, per il commercio e per il turismo, per cui guardiamo con grande attenzione a questo esempio che Treviso sta dando. Migliaia i visitatori previsti in città, del resto non mancheranno vere perle capaci di attirare un pubblico internazionale. Qua basta dire che arriverà Amore Psiche e penso che già tutti i trevigiani e tutti i romantici appassionati d'arte avranno una grande attesa per un 2022 veramente importante. Molte delle opere in mostra provengono da collezioni private, si tratta quindi di inediti rispetto alle opere che possiamo vedere e apprezzare nelle collezioni pubbliche. La mostra di Treviso sarà quindi una grande scoperta. E non mancheranno eventi collaterali come la mostra dedicata alla Treviso dantesca tra dicembre 2021 e marzo 2022, la Galleria del Novecento o l'omaggio a Gino Rossi. Da questo weekend invece è già visitabile a Santa Caterina il ritratto del doge Francesco Erizzo, opera simbolo di Bernardo Strozzi, un tuffo nel Seicento più autentico e suggestivo.